Ciao, calibrare la bussola nei droni, fondamentale. Questo è uno dei primi voli che ho fatto all'esterno con il bebop drone della Parrot. Siamo a marzo 2015, il posto è Senigallia, la spiaggia di Senigallia. Io normalmente calibro sempre la bussola quando volo con il DJI Phantom, lo faccio istintivamente, automaticamente ogni volta, ma con il Parrot non avevo mai considerato quanto importante fosse. Questo è appunto un'inquadratura del mare sulla spiaggia. Non avevo calibrato la bussola, venivo da Pordenone, quindi in una zona completamente diversa dell'Italia. Sembra che tutto funzioni, c'è questa bella inquadratura di questo tratto di mare. A un certo punto mi allineo con il bagnasciuga, fra poco vedrete che viro lentamente verso la riva. Dopodiché premo il pulsante di ritorno a casa automatico e vedete che cosa succede. Ecco, qui già praticamente comincia a perdere il controllo, va tutto da un'altra parte invece che venire verso di me, va sul centro abitato, fa delle evoluzioni da vomito, adesso punta un po' verso il cielo. Ecco, come vedete qui c'è questa bella sequenza da capogiro, dopodiché sbatte violentemente contro qualcosa, guardate, eh. 3, 2, 1, sbarabà, ecco, gira su se stesso e atterra in una piazzetta, fortunatamente, senza cadere in testa a nessuno. Adesso vedrete delle persone che evidentemente hanno sentito il colpo, passano e guardano con una certa perplessità che cavolo sarà quell'oggetto che è caduto lì. Ecco qua. Certo, il Parrot è talmente piccolo e leggero che non può fare mai danni seri a nessuno o a niente, anche se dovesse cadere su qualcosa, però è sempre bene evitare questo rischio, e qui in effetti il rischio c'è stato. Da quella volta ho imparato che la bussola va calibrata sui droni grandi, ma anche su quelli piccoli, per evitare di finire in rogne. Quindi mi raccomando, calibrate sempre la bussola. Ciao, grazie di aver visto questo video.